È venuto il momento di coltivare e mangiarsi le fragole. Oggi ti faccio vedere un trucco veramente eccezionale: letame e truciolato insieme per andare a creare fragola da sottobosco. E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Come ogni anno di tradizione dagli ultimi credo 5-6 anni, oggi facciamo l'orto delle fragole. Negli scorsi anni abbiamo fatto l'orto in tubo, va bene, funziona bene. Oggi però vediamo come andare a coltivare le fragole in vaso con un trucco molto particolare. So che lo ripeto ogni anno, ma non tutte le fragole sono uguali. Ci sono due varietà: le fragole che fioriscono una sola volta e poi quelle rifiorenti. Per capirci, le fragoline di bosco fioriscono solo una volta. Quando andate nel bosco le trovate infatti una volta, se ritornate la settimana dopo non le trovate. Invece le rifiorenti, chiamate anche quattro stagioni, continuano a darci frutto, quindi dobbiamo scegliere sempre la varietà rifiorente, mi raccomando. La fragola è una pianta molto curiosa, si riproduce tramite le radici. Anche questa pianta è infestante, possiamo andarla a coltivare in consociazione con per esempio l'insalata. Tanto è un ciclo abbastanza veloce e una pianta di fragole mi produce più o meno un raccolto per 3-4 anni. Quindi è una pianta che piantiamo una volta e la troviamo sempre. Le fragole rifiorenti di solito ci danno frutto da aprile a ottobre, a volte anche novembre. Il periodo migliore per andare a trapiantarle di solito è gennaio-febbraio, tanto non soffrono il freddo. Quando sono già così cresciute possiamo andarla a trapiantare anche in questo periodo senza problemi. Andiamo a vedere però il sottosuolo. Che suolo dobbiamo dargli? Il suo habitat ideale è il sottobosco, quindi un terreno ricco, un terreno umido, un terreno tendenzialmente acido. Come possiamo andarlo a ricreare in casa? Guarda, io che cosa faccio? Vado a unire di solito del letame maturo, come questo, lo mischio con il truciolato, che è questo qua, lo vedi? Poi prendo anche lo scortecciato. Dobbiamo andare a creare un terreno molto molto soffice. Qua io ho già mischiato il letame col truciolato, vi faccio vedere l'effetto. Vedi? È tutto bello ricco e soffice, sa di sottobosco. Quindi anche tu prendi letame, ragazzi, si va al contadino, si chiede il letame della pollina e andiamo a mischiare un secchio di letame con un secchio di truciolato. Puoi usare anche compost e truciolato, però il truciolato, la segatura, vai da un falegname, è bene che ci sia. Imitiamo sottobosco. La cosa che mi chiedete più spesso è: Matt, mi aiuti a fare il mio orto? Per questo ho pensato a una giornata di corso proprio qua in campo, dove metteremo insieme le mani nel terreno, proprio qua alla brina, sia nei cassoni sia nell'orto, nel terreno, e ti farò vedere tutti gli step fondamentali per fare un orto in casa. Quindi dalla lavorazione della terra all'irrigazione, al trapianto, a cosa trapiantare, tutta una mattinata di corso intensivo proprio qua con me. In descrizione trovi il modulo per prenotarsi. Andiamo a mettere le nostre piantine, le distanziamo ma non troppissimo, quindi ora ti faccio vedere più o meno quante piante ci possono stare in, insomma, questo qua è 1 metro per 2 metri. Andiamo a mettere le nostre piante attaccate verso il bordo, voglio che crescano, una volta cresciute che cadano. Coltivarle in vaso rialzato poi è ottimo, soprattutto per le lumache, che saranno il vero problema che avremo. Le distanziamo circa una spanna l'una dalle altre, un 20 centimetri. Io le tengo abbastanza fitte, senza nessunissimo problema. Qualcheduna ha già su le nostre fragole. Tendenzialmente ti consiglio di comprare le fragole che non hanno frutto, perché vuol dire che sono quelle che faranno subito frutto. Quelle che hanno già frutto, insomma, sono già in produzione, non sono mai di solito l'ottimale. Andiamo subito a fare una fila ancora di fragole. Tieni conto che le fragole che andiamo a mettere sono fragole che rimarranno qua nei prossimi anni. Dobbiamo pensare già a una posizione che sia quella originale. Ultima azione: nelle fragole trapiantate andiamo a mettere attorno del cippato, le andiamo proprio a immergere, come in questo caso. Distanza da tenere una fila dall'altra, sempre che qua una spanna, circa 20 centimetri. Per fare questo, mi raccomando, abbondiamo con l'acqua. Ottima cosa sarebbe anche fare una consociazione con piante che possono andare a ombreggiare le nostre fragole. Per esempio, se siamo in un ambiente
già abbastanza umido, possiamo consociare le nostre fragole con la menta. Ricorda la regola del nonno, sì, non si contesta. Se sta bene nel piatto, sta bene anche in terra. Pomodoro, basilico. Guardate che è un metodo, se volete vedere, un po' sciocco, ma veramente, veramente efficace, alla prova del 9. Se invece abbiamo bisogno, siamo in un posto soleggiato come questo, possiamo andare a trapiantarci in parte l'insalata. Vedrete che sarà molto, molto più buona e profumata. Nel mio caso, in mezzo, andiamo a coltivare dell'insalata gentile. L'insalata gentile ha un ciclo abbastanza veloce. Già in 30 giorni è pronta. Quindi vuol dire che anche le nostre fragole crescono, si scontrano, occupano tutto il posto, la gentile l'abbiamo già presa, tagliata, mangiata. In più, essendo tutte insieme, sono le due piante che soffrono di più l'attacco delle lumache. Andremo a proteggerle, ti farò vedere come, con una piccola e semplice idea che però terrà lontane le nostre lumache. Come buon vizio vado già a posizionarmi tutte le piantine in modo tale che più o meno ho un'idea di quante ne vanno e quando sono chinato le metto già giù e dopo andiamo a trapiantarle. Ti faccio vedere come andare a mettere giù le insalate. Due dita, buco in terra, si mette la pianta, si chiude, si lascia un pochino di spazio perché altrimenti le foglie marciscono. Lasciamo circa un 10 cm, quando ho messo troppe, una pianta dalle altre. Poi queste qua sono gentiline, non le faremo crescere troppo, quindi anche se si toccano un minimo non mi crea problema. E continuiamo con il nostro lavoro. Potete anche andare a mettere le biete, se volete. Biete, altre aromatiche, direi solo la menta. Non altro. Le coste, tutti ortaggi a ciclo molto molto veloce, non danno nessunissimo problema. Ma che bello che il nostro orticello, in più riusciamo a lavorare belli alti e fuori da conigli. E qua ne è avanzata una. Conigli e lumaca. E questo è il nostro orto di fragole e insalate in consociazione in terreno tra letame e trucciolato, come il sottobosco vuole. Ti ricordo che qua sotto in descrizione puoi trovare il link per iscriverti al corso in presenza proprio qua a Labrina su come fare l'orto. Farmer, ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!